L'attività fisica regolare fa bene a tutti, questo lo sappiamo. Per i malati di fibromialgia diventa una vera e propria medicina. Questo è stato confermato da ricerche recenti e ne ha parlato il dottor Marco Cazzola qui a Sirmione in occasione del 15° congresso nazionale dell'AISF, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. Dottor Cazzola, ce lo conferma, quindi l'attività fisica per il paziente con fibromialgia è utile e quanto è giusto che il paziente si muova e che tipo di attività è più indicata? Sì, sicuramente non soltanto è utile ma è indispensabile, perché il paziente fibromialgico ha dolore cronico muscoloscheletrico che lo induce, viene riacutizzato da attività eccessive e di conseguenza spontaneamente tende a muoversi sempre meno. Questo comporta un circolo vizioso per cui il soggetto è sempre meno allenato, è sempre più stanco e proverà dolore per ogni minimo tipo di attività, quindi è indispensabile intraprendere un programma di ricondizionamento fisico globale, quello che viene definito fitness. Le evidenze scientifiche sono molteplici, tanto è vero che nell'ultime linee guida dell'EULAR del 2017 l'attività fisica e l'approccio non farmacologico alla patologia viene considerato il primo approccio terapeutico da effettuare oltre a quello farmacologico. Però appunto alla luce anche di quello che ha detto in sala, non bisognerebbe andare iscriversi in palestra, cioè fare un'attività spontanea, bisognerebbe fare un'attività appunto guidata dal fisiatra, guidata dal medico, è così? Certo, l'attività fisica deve essere comunque individualizzata sulle caratteristiche del singolo paziente, sul sesso, sull'età, sul grado di decondizionamento dello stesso, deve essere comunque sempre sotto soglia, ovvero sia non deve indurre un'eccessiva riacutizzazione dei dolori il giorno successivo, deve essere intervallata da un giorno di riposo tra l'attività e quella successiva, di conseguenza bisogna seguire delle regole, tra l'altro i carichi di lavoro devono essere inizialmente bassi, mantenendo una frequenza cardiaca tra il 60 e il 70% della frequenza cardiaca massima attesa, e devono essere poi pian piano incrementati nel corso delle settimane. Camminata, corsa, attività in bicicletta, nuoto, vanno tutti bene oppure ce n'è uno da preferire? Anche qui bisogna pensare alle eventuali altre patologie del singolo paziente, deve essere individualizzata, chiaramente se il paziente ha un problema concomitante di artrosi alle ginocchia o all'anca, probabilmente la corsa sarà controindicata, potrebbe essere più indicata la bicicletta o la cyclette, sicuramente indicata la terapia, la balneoterapia come adesso viene definita, o in acqua riscaldata o meglio ancora in acqua termale, e qui siamo proprio in una sede termale. Quindi l'attività fisica in acqua è sicuramente quella con più indicazioni. Senta, nella sua relazione lei ha parlato del Nordic Walking, quindi questa camminata che si avvale dell'aiuto dei bastoncini. Ecco, perché è particolarmente interessante per il paziente fibromialgico? Allora, premetto che ho fatto una ricerca PubMed in cui un solo articolo è stato trovato sul trattamento della fibromialgia in sé, di conseguenza non ci sono ancora evidenze scientifiche, ma io penso che questo tipo di attività sia particolarmente indicato nel fibromialgico, primo perché attiva non soltanto la muscolatura del cingolo pelvico e degli arti inferiori, ma anche la muscolatura del cingolo scapolo omerale, e in secondo luogo perché favorisce la coordinazione che nel paziente fibromialgico è stato dimostrato essere deficitaria, quindi migliora l'equilibrio oltre a migliorare la forma fisica generale. Quindi armiamoci di bastoncini. Io penso di sì, che sia una buona opzione terapeutica, dovremmo dimostrare che sarà anche altrettanto efficace dell'attività fisica che ha già delle prove di evidenza scientifica.